Cari ragazzi, eccomi qua con una video lezione sulla coscienza di Zeno, un romanzo appunto dell'autore che stiamo studiando, Italo Svevo, romanzo pubblicato nel 1923 dopo una lunga pausa rispetto al romanzo precedente, Senilità, che come ricorderete era stato pubblicato nel 1898. Finalmente sono pronti i tempi per la narrativa di Italo Svevo, che certamente presentava già dai due romanzi precedenti delle novità dal punto di vista soprattutto tematico e che ora arriva ad essere una forma assolutamente nuova anche dal punto di vista appunto della forma e non solo del contenuto. Infatti possiamo sicuramente dire che La coscienza di Zeno è finalmente un romanzo inequivocabilmente novecentesco. E segna sicuramente una rottura con la tradizione letteraria italiana precedente. Ormai sicuramente possiamo dire che Svevo si pone, diciamo così, all'interno di un binario di ricerca di tipo europeo, seguendo un po' la linea tracciata certamente da Marcel Proust in Francia e da James Joyce in Irlanda. Tra l'altro abbiamo detto, no? James Joyce poi sarà anche appunto un autore con cui Svevo avrà un contatto, un rapporto diretto. Come vedete dalla slide, con la coscienza di Zeno, sia la forma che il contenuto in qualche modo arrivano ad essere e a rappresentare una nuova dimensione romanzesca, tipicamente novecentesca, che possa rispondere a quelli che sono i bisogni, diciamo così, e le necessità di un tempo nuovo. Cominciamo ad occuparci in questa presentazione in modo particolare della forma, poi faremo un accenno finale, diciamo così, al contenuto che poi andremo ad affrontare in una video lezione successiva. Allora, sicuramente una prima cosa che dobbiamo notare quando parliamo della forma è che il narratore della coscienza di Zeno è un narratore differente rispetto al narratore esterno, diciamo spesso anche impersonale della narrativa ottocentesca, penso soprattutto a quella di matrice verista naturalista. Il narratore nella coscienza di Zeno diventa un narratore interno che narra in prima persona la propria storia, ovvero è Zeno Cosini, protagonista del romanzo, arrivato, diciamo così, all'età matura, insomma, per semplificare lo chiameremo Zeno Vecchio, che appunto si trova a raccontare le proprie memorie, o meglio a scrivere le proprie memorie, perché questa è la richiesta, no, che gli ha fatto il dottor S., questo psicanalista a cui si è rivolto appunto per curare in qualche modo la sua malattia. Poi arriverà un momento in cui Zeno deciderà di interrompere questa cura e allora il dottor Esser, per vendetta, andrà a pubblicare queste memorie. Ed è quello il romanzo che appunto noi leggiamo. Ovviamente credo che possiate immediatamente comprendere come un narratore di questo tipo, non semplicemente interno, ma che in qualche modo richiama la propria storia attraverso il filtro della memoria, sia e possa essere definito un narratore inattendibile, per cui non sempre noi in qualche modo possiamo fidarci di quello che l'io narrante Zeno Vecchio scrive o commenta o ciò su cui riflette. Perché? Perché comunque il filtro della memoria vuol dire il filtro della coscienza e all'interno della coscienza i piani temporali spesso si intrigano, si sovrappongono e quindi a volte lo stesso narratore ha dubbi su quella che sia la effettiva, corretta successione e soprattutto sull'effettiva verità degli eventi narrati. E quindi qui capiamo immediatamente, no, come già un narratore di questo tipo ci porti in un panorama completamente diverso rispetto al secolo precedente. Certamente, ragazzi, anche la struttura, la costruzione del personaggio principale è assolutamente nuova. Possiamo dire che arriviamo, l'abbiamo già detto anche nelle nostre lezioni in classe, ad una vera e propria dissoluzione del personaggio. E lo vediamo molto bene questo appunto nel personaggio di Zeno Giovane e Zeno Vecchio, perché intanto continuamente, no? Abbiamo questi diversi punti di vista, diversi tempi, diverse istanze narrative che in qualche modo si
sovrappongono all'interno del personaggio Zeno. Intanto, ovviamente c'è la, come dire, la contemporaneità dell'io narrante e dell'io narrato, no? Lo Zeno vecchio che scrive, ma che scrive di se stesso sostanzialmente quando era giovane. Ma c'è poi, ad esempio, un passaggio di punti di vista diversi. In qualche modo abbiamo anche due diverse voci narranti, almeno all'inizio. Abbiamo da una parte appunto lo psicanalista, che però poi diventa il destinatario di questa narrazione, e poi appunto abbiamo lo Zeno narratore. Zeno è un personaggio continuamente in divenire, è un personaggio contraddittorio. Ed è soprattutto un personaggio frantumato, in lui ci sono tante diverse identità. E la cosa importante, ragazzi, da sottolineare è che queste identità non sono semplicemente successive, ma molto spesso sono in compresenza, diciamo così, no? Quindi sostanzialmente in ogni pagina del testo abbiamo queste più molteplici dimensioni che in qualche modo si sovrappongono. Vi faccio ad esempio l'io narrante. In qualche modo discute o analizza o in qualche modo mette in dubbio le convenzioni dell'io narrato e alla fine certamente non arriviamo a nessun tipo di verità narrativa, ma arriviamo solamente al dubbio. E dunque, effettivamente, la dissoluzione delle strutture narrative tradizionali, in modo particolare in questo caso nella costruzione del personaggio, non sono altro che l'equivalente di quella che è la dissoluzione o la dissociazione, potremmo dire, no? In qualche modo dell'individuo nella società contemporanea. Altro elemento nuovo da un punto di vista formale è la gestione del tempo e del rapporto causa-effetto, della cosiddetta conseguenzialità logica. Perché? Perché intanto, proprio a livello strutturale, il romanzo non è sviluppato in capitoli successivi disposti, diciamo, più o meno in ordine cronologico, ma è organizzato in capitoli che sono però capitoli tematici, no? Quindi hanno titoli, ricorderete, Il fumo, La storia del mio matrimonio e così via. Tra l'altro, ovviamente all'interno di ognuno di questi grandi temi, in qualche modo, che noi identifichiamo, abbiamo tutti gli Zeno nelle diverse fasi appunto della sua vita. Perché, come abbiamo già detto, c'è un presente di un io narrante, Zeno vecchio, che attraverso la memoria riporta in vita, diciamo così, quelle che sono esperienze e diverse fasi appunto della vita del personaggio. Quindi è come, ragazzi, se non ci fosse un'effettiva vera distinzione tra passato e presente. E se ci pensate è così, proprio in una dimensione psichica, psicologica per ciascuno di noi. Molto spesso queste dimensioni si confondono, si mescolano e nel caso specifico del romanzo, ovviamente questo non permette in qualche modo, non permette di arrivare a stabilire se quello che viene in qualche modo raccontato sia vero al di là di quello che è la convinzione soggettiva che in quel momento ha appunto l'io narrante. Un tempo di questo tipo, che certamente non è un tempo cronologico, ma è un tempo, diciamo così, della memoria, viene definito dallo stesso Svevo un tempo misto. E qui ho pensato che potesse essere utile inserire questa, in qualche modo, breve slide che fa riferimento a Marcel Proust, alla Recherche du temps perdu, ne abbiamo già parlato anche in classe, proprio per richiamare questa, diciamo, doppia dimensione, doppio livello della memoria. Memoria volontaria, che è la normale capacità di registrare ordinari ricordi, e memoria involontaria, che sono appunto, no, in qualche modo, che è la ricomparsa di eventi che sembravano in qualche modo completamente dimenticati e che avviene attraverso uno stimolo esterno, visivo, olfattivo, il profumo, il sapore. Ecco perché vi ho messo l'immagine del tè con i pasticcini, perché per ricordarvi quell'episodio che abbiamo già narrato in classe, appunto della Recherche di Proust, legato alla famosa Madeleine. La memoria segue le intermittenze del cuore, no? In qualche modo, dice Proust, questo corrisponde appunto all'idea del tempo misto, appunto di cui parlavamo prima a proposito del romanzo La coscienza di Zeno. Certamente però,
E qui dobbiamo in qualche modo, cioè non possiamo in qualche modo poi non concludere questo excursus introduttivo sul romanzo, se non facendo riferimento poi alle tematiche, o meglio alla tematica principale di questo romanzo, ovvero appunto l'ingresso della teoria psicanalitica. Questo è un romanzo costruito appunto sostanzialmente sulla psicanalisi come materia narrativa. Che è ovviamente, come dire, frutto dei tempi, l'abbiamo ricordato più volte, no? 1900 è la data di pubblicazione dell'opera di Sigmund Freud, L'interpretazione dei sogni. Quindi siamo ormai in un momento storico in cui certamente la scuola di Freud ha messo radici salde, la sua terapia medica è in espansione e c'è grande anche curiosità intorno a appunto questa teoria. Ed è che cosa significa fare un romanzo che ruota attorno alle teorie della psicanalisi? Significa sostanzialmente appunto creare un romanzo in cui venga, cioè il filo, diciamo, conduttore della trama, se così si può dire, sia proprio l'esistenza di una dimensione parallela che è la dimensione inconscia sostanzialmente e che è in grado di lacerare quella superficie apparentemente lucente, perfetta, intoccabile della coscienza. Ora, questo aspetto, questa duplicità in qualche modo, che poi appunto si traduce in una duplicità dei personaggi, certamente Svevo lo aveva già in qualche modo intuito anche nei romanzi precedenti. Ricorderete in qualche modo Emilio Brentani, no, del romanzo Senilità, che vive questa condizione di dissociazione, di lacerazione interiore tra appunto la senilità e la giovinezza, essendo poi votata al costante fallimento. Ecco, l'intuito che Svevo aveva sicuramente avuto nei romanzi precedenti, adesso in qualche modo qualcosa che è stato istituzionalizzato appunto dalle teorie freudiane e dunque fa il suo ingresso nel mondo letterario. Ed è questo, ragazzi, il vero balzo in qualche modo verso la modernità novecentesca, che appunto poi in qualche modo influisce su tutto quello che abbiamo detto fino ad ora a proposito di una forma romanzo che diventa molto diversa dal punto di vista della narrazione, dal punto di vista della costruzione del personaggio, della gestione del tempo e dei rapporti di conseguenzialità. La conseguenza di questo ingresso appunto della psicanalisi è la costruzione di un romanzo che ruota attorno a un grande binomio che è quello di salute e malattia e che porta poi appunto alla tematica principale che è quella dell'inettitudine dell'individuo nel corso del Novecento. E sarà proprio Zeno Cosini, il terzo, diciamo, personaggio che è uscito dalla penna di Italo Svevo, dopo Alfonso Nitti di Una vita e dopo Emilio Brentani, appunto di Senilità, che rivelerà la forza delle pulsioni inconsce, nascoste, che rivelerà la lotta dell'uomo medio, diciamo così, no? Con la sua indole inconscia. Abbiamo dunque l'irrompere di un personaggio che non è certamente né eroico né brillante, un personaggio che è disgregato e che non ha identità, ma che giunge e poi alla diciamo consapevolezza in qualche modo delle proprie debolezze. Ma il personaggio di Zeno in relazione al binomio salute-malattia lo andremo ad approfondire, ragazzi, nella prossima video lezione. Grazie mille dell'ascolto e a presto.